Grazie Presidente. Intanto anch'io rimango basita quando ancora sento parlare di distinzione tra bambini normali e non quando parliamo di fragilità. Lo capisco bene e forse dovreste studiarla un pochino anche voi. Comunque, al di fuori di questo, entriamo nel Un attimo solo, merito. consigliera Ficcardi. Consigliera Mussolini. Consigliere De Priamo. Un attimo solo. Questo avrete modo di precisarlo nei vostri interventi e ne avete buon diritto. Non avete il diritto di interrompere un intervento di una collega. Nei suoi interventi, a modo, con le forme corrette, lei preciserà questo concetto. Andiamo avanti. Comunque, entrando nel merito, posso capire le perplessità della consigliera quando dice che abbiamo discusso in commissione, abbiamo votato anche in commissione all'unanimità questa delibera. Però questa non è una delibera di indirizzo, questa è una delibera che entra nel dettaglio e che si dimentica alcune parti importanti che noi invece già abbiamo intrapreso, percorsi che abbiamo intrapreso con l'assessore, quindi quando anche la consigliera Baglio ci ricorda che oltre alle attività intraprese dagli assessori, chiaramente anche noi dobbiamo dare degli indirizzi, ma in questa delibera ci dimentichiamo dei giardini sensoriali, ci dimentichiamo del disagio mentale, parliamo solo di fragilità motoria, ci dimentichiamo tutto il resto, mentre noi stiamo valutando anche delle azioni che prevedano l'inclusione anche di questo tipo di disagio. Non a caso, pochi giorni dopo la discussione in commissione di questa delibera, c'è stata una nomina per noi molto importante del delegato della sindaca all'accessibilità, che ci consentirà anche di valutare cosa manca ancora anche qui, quindi come raggiungere i parchi. Il tema dell'accessibilità è importante, questa cosa non è considerata all'interno della delibera. Io col consigliere Figliomeni ho sempre lavorato abbastanza in sintonia, insomma ci siamo sempre detti che se delle attività dovevamo proseguirle insieme per approfondimenti lo avremmo fatto. Oggi ci troviamo una delibera, per così dire, monca, per questo motivo ci troviamo a votare in disaccordo con questa proposta. Tutto qui era un lavoro da ultimare e non, arrivato così non ce lo consente, non ci consente di votare favorevolmente. L'intento politico è certamente meritevole, ma per il resto non ci siamo ancora. Va bene, consigliere.